Per i cittadini ora è più facile consultare gli atti amministrativi di Roma Capitale dal 1993 ad oggi, disponibili sul portale. In particolare nella sezione Deliberazione e Atti, accessibile dalla home page, quindi del sito istituzionale, è possibile effettuare una ricerca con una nuova modalità rispetto a prima, che non obbliga più il cittadino a dover sapere esattamente qual è la tipologia di atto che va a cercare. Quindi, selezionando tutte le tipologie nel campo tipologia, si indica l'oggetto di interesse e quindi gli utenti, anche quelli non autenticati, quindi non obbligatoriamente autenticati sul portale, possono accedere all'elenco di tutti gli atti istituzionali relativi alla tematica prescelta. È una semplificazione, ovviamente, una semplificazione della procedura realizzata attraverso una reingegnerizzazione del sistema, ma che non ha comportato oneri aggiuntivi, anche questo è importante, ma serve invece a garantire una maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e amministrazione e quindi facilitare l'accesso alle informazioni. Stiamo ovviamente lavorando anche a una revisione del portale, come sicuramente sapete. Con questa revisione del portale sarà possibile fare ulteriori ricerche, quindi aggiungere un'ulteriore possibilità, ricerche sul contenuto dell'informazione della delibera, perché le delibere saranno in formato aperto.